Geremia, capitolo 30. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Così parla il Signore, Dio di Israele. Scrivi in un libro tutte le parole che ti ho detto, poiché ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io riporterò dall'esilio il mio popolo di Israele e di Giuda, dice il Signore, e li ricondurrò nel paese che diedi ai loro padri, ed essi lo possederanno. Queste sono le parole che il Signore ha pronunciato riguardo a Israele e a Giuda. Così parla il Signore. Noi udiamo un grido di terrore, di spavento e non di pace. Informatevi e guardate se un maschio partorisce. Perché dunque io vedo tutti gli uomini con le mani sui fianchi, come una donna che partorisce. Perché tutte le facce sono impallidite. Ahimè, perché quel giorno è grande, non ce ne fu mai un altro simile. È tempo di angoscia per Giacobbe, ma tuttavia egli ne sarà salvato. In quel giorno, dice il Signore degli eserciti, io spezzerò il suo giogo dal suo collo e romperò le tue catene. Gli stranieri non ti faranno più schiavo, ma quelli di Israele serviranno il Signore, il loro Dio, e Davide loro re, che io susciterò loro. Tu dunque, Giacobbe, mio servitore, non temere, dice il Signore, non ti sgomentare, Israele, poiché ecco, io ti salverò dal lontano paese, salverò la tua discendenza dalla terra di schiavitù. Giacobbe ritornerà, sarà in riposo, sarà tranquillo, e nessuno più lo spaventerà. Infatti, io sono con te, dice il Signore, per salvarti. Io annienterò tutte le nazioni fra le quali ti ho disperso, ma non annienterò te, però ti castigherò con giusta misura e non ti lascerò del tutto impunito. Così parla il Signore. La tua ferita è incurabile, la tua piaga è grave. Nessuno difende la tua causa. Per un'ulcera vi sono medicine, ma per te non c'è guarigione. Tutti i tuoi amanti ti hanno dimenticata, non si preoccupano più per te, perché io ti ho percossa come si percuote un nemico, ti ho inflitto la correzione di un uomo crudele per la tua grande iniquità, perché i tuoi peccati sono andati aumentando. Perché gridi a causa della tua ferita? Il tuo dolore è insanabile. Io ti ho fatto queste cose per la tua grande iniquità, perché i tuoi peccati sono andati aumentando. Tuttavia, coloro che ti divorano saranno divorati, tutti i tuoi nemici, tutti quanti saranno deportati. Quelli che ti spogliano saranno spogliati, quelli che ti saccheggiano li abbandonerò al saccheggio. Ma io medicherò le tue ferite, ti guarirò dalle tue piaghe, dice il Signore, poiché ti chiamano la scacciata, l'assio di cui nessuno si cura. Così parla il Signore. Ecco, io riporto dall'esilio le tende di Giacobbe e ho pietà delle sue abitazioni. Le città saranno ricostruite sulle loro macerie. I palazzi saranno abitati come di consueto. Ne usciranno ringraziamenti, voce di gente festante. Io li moltiplicherò e non saranno più ridotti a pochi. Li renderò onorati e non saranno più avviliti. I suoi figli saranno come un furono un tempo. La sua comunità sarà stabilita davanti a me e io punirò tutti i loro oppressori. Il loro principe sarà uno di essi e chi li dominerà uscirà di mezzo a loro. Io lo farò avvicinare ed egli verrà a me, poiché chi disporrebbe il suo cuore ad avvicinarsi a me? Dice il Signore, voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio. Ecco, la tempesta del Signore, il furore scoppia, la tempesta imperversa, scroscia sul scapo degli empi. L'ardente ira del Signore non si placherà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete.